eccolo qua. Bene, devo trovare Meguro. Dopo da. No, non è questo, scusa. Ha i capelli castani. Ok, indossa. Ok, già trovato, vabbè. Ha paura, eh? Mi conosce già grazie a quella stupida profezia. Devo fare in modo che non mi veda. E dobbiamo pedinarlo. Cos'è? Deve guardare negli occhi di quel poster. Torna indietro. Beh, lui avrà paura di noi, scappa e finisce su una macchina. Falco, come potrei rifiutare? Eccolo qua. È nero. Vestiti neri. Non è un bel posto, meglio andare altrove. Adesso non vive più praticamente. Macchina nera creata un furgone. Andrò in un'altra direzione, torna indietro. Dove stai andando? Là, torna dietro. Ah, perché devi ripartire da là. Mamma mia. Dov'è? 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 Cioè, praticamente ci sono i binari, no? Quindi doveva ritornare sul binario e rifare la... Un po' primitivo come soluzione. Un'altra macchina nera. Un Mercedes, direi. I soliti miscugli che fanno loro per non... Per non prendere... reclami di fide. Immagino che avverrà una sequenza automatica a un certo punto in cui noi lo salviamo da qualcosa, non so, vediamo. Prima volta che abbiamo l'indicatore. La prima volta io non me ne ricordo. Ehi, che stai facendo? Merda, la polizia? La polizia. Oh, sono felice che tu ti sia girato. Mi butta dentro l'estroverso. Anche questo vestito in nero. Non temere, non sono un poliziotto. A proposito di poliziotti, i ragazzi in divisa vanno matti per le tette. Per le tette che mettiamo in mostra al club. E a noi cosa ce ne frega? Maledetti butta dentro. Adesso ci siamo persi. È una distrazione, vedi. Cazzo, l'ho perso. Oh no, delle tette ti farebbero sentire meglio, signore. Ma io direi una gomitata in faccia. Dove è andato? In Senrio Avenue? Lì ci sono una sauna e un mahjong. Magari è andato verso il Champion District. Un bel locale per bere qualcosa.
Devo pensare, dove si sarà diretto? Oh cavolo. Sono solo due alternative, devi ricordare quello che ha detto. Cos'è che aveva detto? Oh. Non mi ricordo cosa aveva detto. Vediamo. Non è qua. Non è qua, non è qua. Yabbè, doko ni mo ine ja. In realtà sì. Spero che riparta da qua. Matteo dice che invece di seguire un pillo a superstizioso sarei andato a vedere un bel paio di tette, in effetti. Come dargli torto? Ne. Ah. Lì c'è una sauna e un mangione. La sauna non era dove è andato a Mura qua. No. O magari è andato verso il Champion District. A meno che il Champion District non è qua. Adesso proviamo un attimo, perché io sono andato in fondo, ma forse non è in fondo. Ah, ecco perché. Vedi. Dato per scontato che fosse in fondo, ma invece era da girare dentro. Però se mi facessi vedere la mappa, io mica lo conosco. A Minadito Camuroccio. Lo sapevo, deve voler davvero quel drink. Ah sì, ho parlato di drink. Alert Angels. Sento i passi. Ma ci mettiamo a correre. Oh, va dalla signora. La rapinatrice. Scusa, avevamo anche girato a destra. Sapevo, devo voler davvero quel drink. Vedo che si è girato lo stesso, quindi non credo che sia solo per il rumore. Hai girato lì. Tutto però. Vediamo un attimo. A sinistra era anche l'unica, perché Milano non l'abbiamo visto. Però tecnicamente ci avrebbe visto. Che giro stupido sta facendo.
ste minaccia? Yeah. Ehi, che ne dici di un drink? Sono 2000 yen. Ah, sì, 2000, sempre 2000 yen. Sì, bere qualcosa mi farà bene, sto uscendo di testa. Eccellente, il nostro bar è proprio qui. Black Alice, oh no. Black Alice nera. Non te ne andrai finché non paghi, brutto stronzo. Bella la bandiera con sul tesca. 100.000 yen per una birra, non scherziamo. È un bel quartierino questo qua. Stai scherzando, quella birra nera è di qualità. È ricavata dalle acque sciolte del Polo Sud. O qualche cagata simile. Anche la birra è nera. Figuriamoci, vi ho visto spillarla da una botta normalissima. Chiudi il becco, idiota. Dacci i soldi e sarà il tuo cadavere a sciogliersi al Polo Sud. Dai, interveniamo. Eccolo qua. Ehi, ora basta. Tu chi diavolo sei? Mi butta dentro, ha detto che una birra costa 2000 yen. E poi adescare i clienti con l'alcol non è legale. Sei un poliziotto? Sono un investigatore privato, mi hanno detto di tenere d'occhio questo tizio. Perché? Una guardia del corpo, eh? Allora proteggilo saldando il suo debito. Lasci tu i soldi. Ma perché fanno sempre questo scrocchiare il collo? Ma cosa dovrebbe servire? Ne sai qualcosa tu? Cioè, perché questo dovrebbe essere un buon sistema di riscaldamento o qualcosa che dovrebbe intimidire? Perché non... Lasci tu i soldi, intelligentone. Ah, uomo spaventoso. Dai, cambia. Questo è l'uomo spaventoso. Pantaloni in pelle. 2000 yen, spero. Io non gliene avrei dati. Questi basteranno per una birra. Sotto! Chi sei tu? E da quando sei la mia guardia del corpo? La chiaroveggente Amane mi ha chiesto di proteggerti. Dovresti ringraziare lei. Insomma, in Giappone è tipico trovare le veggenti per strada. Insomma, abbiamo capito che anche in Persona 5... Aspetta, quella giacca sei tu il messaggero della mia benedizione. Eh? Come? Ma ti ho salvato. Con stufo marcio. Nonostante c'è. Ah. Ehi, tutto questo parlare di tragedia deve avergli causato parecchio stress. Ma lei l'ha predetto. Yamane-san faccia sul serio. Per il disturbo. Quindi guadagni da vivere. Come ho detto, mi sfianca il mero materialismo. Cerco solo di aiutare chi ne guai. Capisco, sei davvero altruista. Quel tipo è paranoico, se la caverà? Oh, mi è venuto un dubbio che stavo finendo lo spazio sull'hard disk. In effetti... Pare un magnete di catastrofe, devo avvertirlo la prossima volta che lo vedo. Non intendevo questo. Forse potresti attenuare i toni, le parole sono importanti. Lo terrò in considerazione. Al cielo. Ok, dai. Prendiamo... Vabbè, ormai. Oh.
riesce. Esaminiamo sto coso. Vediamo cosa vuol dire. Ah, tutti qua. O kaeri nasai. Nanda? Minna sorotte no ka? Hattori-san to no hanashi dou deshita? Yaku ni tachimashita. Ma, tabun. Nani? Ja, kekkyoku Adodeck 9 ni wa nani mo mondai nakatta wake? Hattori no hanashi da to ne. Demo Kido が名前だけのお飾りだったっていうのは初耳です。そうなるとやっぱり小野の方に何かあるんですかね。どうだろうな。ただそれより俺は服部と話してて一つ気になる言葉があった。なんだよ。人体実験。それが？アドデック9はこれから人体実験に入る段階らしい。人体実験か。なんか連想しちゃうね。目をえぐられた死体とか。アホか。で、その人体実験がどう気になるの？Sì, ma perché avrebbe dovuto testarli su dei giovani? Perché erano dei giovani quelli lì, non sono dei vecchi. Per ora non mi torna questa cosa. C'è di nuovo la PS4 che spinge. Ya, da cara. Mogura no koroshiga sa. アドデック9の例えば極秘の人体実験だったとしたらどうかなって。お前までマジで言ってんのか。仮にモグラの黒幕がショウノだとして、ショウノが殺し屋に何人も殺しを頼んだってのか。やっぱおかしいか。もし人体実験だとしても、認知症の新薬試すのにわざわざ人を殺しますかね。ウイルス兵器じゃあるまいし。そこはほら、未知のものすごい副作用があったとか。殺したかったわけじゃなくて死なせちゃったんだよ。でも実験マウスが全然平気なんですよ。そうだね、まあ、ポイスのゲスそもそもでいや、うざ。なのにいきなり人を死なせちゃうなんて、まさか。そのまさかが起きたんだとしたら。じゃあアドデック9はマウスに無害で人間には猛毒だったってことですか。ああ、だからその副作用をなくすために何人も実験する必要がある。それで教令会の連中を何人も殺してたとか。お、io spero che non sia così perché mi sembra troppo pretestuoso, cioè...Va bene l'idea di, per esempio, di fare esperimenti su gente della malavita che non te ne frega niente, gente che, come dire, boh, magari non ha nemmeno contatti, cioè nel senso non ha una famiglia magari, però se Shono ha dovuto mettere a tacere quegli Yakuza potrebbe aver fatto ricorso alla talpa, a meno che gli Yakuza non procuravano la persona a Shono.Per esempio. Però boh, mi sembra veramente grossa. Cioè, gli esperimenti non erano sui chiorei, ma i chiorei fornivano le persone, magari rapendole, magari clandestini. Matta. Somosomo. Ksi no jikken nara sono byouki no kanja ni tamesane ka? A meno che non testi la tossicità e basta, ma Mogura ga yatta yatsura wa別にアルツハイマーじゃなかったろう。そうだな。いえ、新薬の臨床試験は健康な人にもやるそうです。薬が人体に安全か確かめるために。最終的にはそうかもしんねえけど、やっぱ最初は患者からだな。いパチェンティアブランシクラメンテプロワートティポルヴェッキオワークシクラメンテスタトンパチェンペンソケスタトンパチェンテ。でもさ、勘弁しろよ。ちっと話真面目に進めようぜ。みんな真面目に話してますよ。人体実験がどうのこうの真面目に話せねえっつってんだ、アホが。アホ？すべての可能性をちゃんと考察しない人の方がアホですよ。ほう、そうかい。じゃあ、あのセンターで殺された枠ってじいさんも人体実験だったのかもな。へっ。ん？
なんだよ。八神さんが昔弁護した創薬センターの事件。あの時殺されたワクさんは確かアルツハイマーだったね。なってちゃい。それ当たりじゃないですか。ああ、あの事件の被害者はワクっていうアルツハイマー病の患者だった。でも、cioè, dall'inizio che lo stiamo dicendo che lui in teoria è lì per quel motivo. 大久保新平は無罪になって、結局今も誰が何のためにワクを殺したかは分かってない。Magari è morto per, cioè, morto proprio per gli esperimenti, non è che l'ha trovato morto. E boh, comunque, e se il momento di quell'omicidio risiedesse nella sperimentazione umana del CS9? Dai. Ma, 落ち着けて。それ3年前の事件だろ。そんな前からアドデック9があったっけか。確かにアドデック9の論文発表は1年前ですね。でも当然研究はそのずっと前から始まってたはずです。止めたのか。うん、え、ってことはマジか。これマジか。まだ何とも言えませんけど、この話もう少し掘り下げてみません。もし3年前の事件が人体実験の結果だったとしたら、アドデック9は吹っ飛ぶね。スキャンダルどころの話じゃないよ。さっきの人体実験説、もう少し話し合いたいです。続けてもいいですか。いや、待ってよ。待ってよ。待ってよ。待ってよ。待ってよ。なんか俺今日頭冴えてる気がするぜ。さっきの人体実験説続けてもいいですか。ああ、もちろん。生野が3年前に人体実験をやったとして、なんで急にそんなことしたんですかね。あべ、そこはこのレベルある。Perché arrivare a tanto anche quello che è successo dopo, intende, ma comunque su qualcuno lo devi testare, no? Volontario o non volontario? 本来なら臨床試験に入る前にもっと安全性を。ma Shono aveva fretta. Il ministro aveva fretta. 確認するでしょうし、Shono の動機は何だったんです。Ragioniamo. Per quale motivo Shono avrebbe infranto il protocollo e usato Waku come cavia? やっぱり画期的な新薬を早く人の体で試したかった。うまくいけば世界を救うって新薬だ。それでも正式な手順を踏んで臨床試験をやるまでには時間がかかる。下手したら何年も。そっか。でも生野のそばには認知症の患者がたくさんいて、ちょっとくらいの実験ならまずバレないでしょうし、逆にうまくいったら万々歳です。それですぐにでも世界を救えるなら、多少危険を冒してでも。でもその結果、生野はまさかの副作用で患者を死なせてしまった。3年前の事件についてはやっぱりそれによる事故だった気がするな。なるほど。ただし今は危険を承知で人体実験を続けている。モグラを使って。まだ仮説の段階だけど、今のところ筋は通ってるよな。さっきの八神さんの仮説でいくと、じゃあ大久保って本当に無実だったの。でもあいつその後恋人殺したよね。だから死刑なんでしょ。よせ杉浦、その話はまた。でもアンケリンフェルメラスペバトレコーゼフォルシャ。Quindi continua a organizzare informazioni. 今までの話をまとめると、まず3年前、生野がアドテック9の実験中に事故で患者を死なせてしまった。ところがその人体実験は今も続いてて、だから羽村やモグラが凶霊界の人間を何人も殺している。
いや、でもさ、正野にヤクザとか殺し屋なんて動かせる？普通の研究員じゃ金も金もない。Però, appunto, non c'è un motivo. Matteo dice: sì, ma voglio capire gli Yakuza perché li ammazzavano, facevano test su di loro, appunto. Secondo me è più. Cioè, io spero che la soluzione più sensata è il fatto che loro si sono rivolti alla mafia per procurargli gente su cui testare, quindi magari barboni, clandestini stranieri, gente che, come dire, la società nemmeno si accorge se sparisce, se sparisce, capito? Poi magari, come dire, poi però li ha fatto sparire questi mafiosi per non ricondursi a, per non ricondurlo a lui, no? Perché sennò, cioè, non ha, cioè, sì, lui ha detto che in realtà i test li devono fare anche su individui sani, però non credo che abbiano usato i mafiosi per fargli i test ai mafiosi in sé, ok? Tra l'altro c'è una cosa da dire, il collegamento con tutto è comunque Amura, e quindi perché è Amura che ha... Non lo so, lì c'è da capire, Amura ha fatto da tramite, cioè ha procurato l'assassino che ha fatto fuori questi Kyorei, perché sono di un clan avverso a quello dei Matsugane, quindi in realtà quelli che sono stati ammazzati sono dei Kyorei e quindi un clan diverso da Amura, eppure è Amura che ha procurato l'assassino, no? Qui bisogna capire il legame tra Shono e i Kyorei innanzitutto, per esempio. Però, ripeto, secondo me è più sensato pensare che non è che gli esperimenti sono stati fatti su quei mafiosi lì, ma i mafiosi erano coinvolti in qualche modo per procurare i pazienti. Però vediamo, io spero che la risolvano così, perché mi sembra una soluzione più intelligente, però. Sore o mottere yatsu ga Shono no soba ni iru to shitara. Yakuza o ugokaseru yona hito? 誰のこと言ってるの？Questo in teoria non è. Ma questo in teoria è. 厚生労働省の風見だ。Abbiamo azzeccato, non ho visto, è passato fuori veloce. Cosa? Mi sembrava in rosso, però forse ho sbagliato.現役の大臣が正野のためにヤクザを動かしたってこと？本当に？確かに大臣なら力はありそうですけど、そこまでリスクを冒すメリットが大臣にあるかどうか。じゃあ他に誰がいる？正野の代わりに羽村とコネを持っていた人物。それは。Mi era sbagliato？In teoria c'è questo。Questo non voleva che la ricerca andasse avanti. Cioè, Sean non sarà andato da Kajira per dire: ah, ma io devo fare il test sul CS9, che lui invece Kajira vuole affossare. Diciamo che non abbiamo preso il bonus, forse quello che è passato fuori è che non abbiamo preso il bonus perché ho dato la risposta. Quindi resterebbe a Kido. Però Kido. 創薬センターのトップ木戸龍介が頑張った。なるほど、木戸ならセンターの金も動かせるでしょうし、そういえば裏社会とつながっているって話もありましたね。そうですよ、きっと木戸も一味です。いや、それはどうかな。なんだよ。だってほら、例の論文発表の時の記者会見、あの時のキドの顔を覚えてない？あんな無邪気なドヤ顔してたんだよ。もし人体実験のことがバレれば破滅なのに。キドってそんなに気も座ってる人？あ、ね、モチーフ。まあそうは見えねえな。Ancora che gira。じゃあキドが人体実験のことを知らされたのは？Perché che gira avrebbe dovuto aiutare Shono？あの記者会見の後。そういうことならどうです？あ。まずショーノは何も知らない軌道をアドデックナインの論文の筆頭執筆者にして全ての手柄も譲った。大喜びの軌道は
それをあの場で華々しく発表したんです。で、その後実験で人が死んでるとか言われてももう抜けられませんよね。多分そうやって小野は軌道一味に引き込んだ。木戸の金とコネを通じて羽村やモグラを雇うためにってことなら、結構自然な流れじゃありません？ほうほう、なら小野と木戸の力関係は見た目と逆か。ええ、やっぱりモグラの黒幕は小野ですよ。じゃあその場合よ、最初に小野が殺し屋使ったのはいつだ？いつからモグラは動いている？La prima volta che Sean ha ricorso a un sicario deve essere stato non è questo. Questo era proprio un sicario. 半年前にハシキを殺したのはモグラだったと思う。なんでだ？ショーノにとってアドデック9を嗅ぎ回るハシキは目障りだった。でも犯行当時、ショーノにはタクシーに乗ってたってアリバイがある。この時ショーノは別の誰かにハシキを始末させたんじゃないか。じゃあ例の黒いレインコートの男がモグラだったってことですか？ああ、腕のいい殺し屋なんてそう何人もいないだろう。確かにな、俺もそう思う。ハシキが殺されずにいたら、そのうち例の人体実験にも気づいたかもしれない。ええ、そうなったらショーノたちは破滅ですから、ハシキを始末しようとするには十分な動機です。いろいろ辻褄は合うってわけ。いや、でもな、su Giura non appare del tutto convinto. Come sto andando su Giura, fa tutta la... è stata tutta la scena iniziale, no? Con questi qua che correvano sui tetti, ma alla fine per ora non è che abbia fatto questa gran parte. Itai koto ga aru ndaro? Ie yo. Ima made no hanashi tte sa, akumade zenbu kasetsu de sho? Omake ni kore, chotto Yagami-san ni tsugou o yosugi nai?都合良すぎってなんだ？3年前にセンターで患者死なせたのが小野って言うんなら、じゃああの事件で疑われてた大久保は完全に潔白だったってことでしょ？あの久保をエサトリカッター判決通り、あいつは本当に無実だったわけだ。ガストラートでも大久保ってさ、その後恋人殺してるよね。包丁で何度も刺して。Ma chi ti dice che è stato lui? E questo è il punto. Ma magari era stordito. Perché avrebbe dovuto ammazzarlo? だからみんな騒いだんでしょ。センターの事件で大久保を無罪にしたのが間違いだったって。やっぱりあれも大久保の仕業だったんじゃないかってね。でも八神さんとしては大久保が判決通り無実だったと信じたい。そして寺沢恵美が死んだのも自分のせいじゃなかったと思いたい。違う？いい加減にしろ杉浦、人の古傷なんだと思ってやがる。僕はもともと自分が感情に振り回されやすいって自覚があってさ、だからフェアでいようっていつも努力してる。なんだと？さっきの八神さんの仮説を進めるなら、まず大久保の潔白を確かめなきゃ。創薬センターで枠っておじいちゃんを本当に殺してなかったかどうか。そんなもんどうやって確かめんだ？大久保に聞くんだよ。センターでの事件、君は本当に無実だったかって。大久保と直で会えってのか？でも死刑囚と会うには。弁護士なら死刑囚とだって面会できるでしょ。オクボスとはアンコラのセントディテンションポトレベデロ、ま彼は俺を憎んでる。寺沢恵美の件で大久保はずっと無実を訴えてた。でも俺はそれを見捨てたんだ。もう諦めろってな。
それでももう一度大久保って人間を見とくべきじゃないの。八神さんが本気でこの事件を追いかけたいんだ。どうする？星野君。はい。大久保新平と面会する。手配頼めるか？わかりました。拘置所に連絡します。その間に俺はもう一度大久保の裁判資料を見てくるよ。源田先生のところに行ってくる。はい。